questa puntata parleremo di sistemi di pesca, come migliorarli, e bike tra i borghi del Gran Sasso, agricoltura sostenibile e lotta agli sprechi, gli orti della Valle del Tirino, il costo degli ortaggi, cipolla limone, una tipicità della zona sangrina. Abruzzo, dalla terra al mare, e siamo qui proprio sul mare. Con il primo sole siamo arrivati in questo posto bellissimo per mostrarvi le immagini affascinanti del mare d'inverno. E la nostra trasmissione inizia come? Inizia proprio con un servizio che parla del mondo della pesca e di come aiuto migliorare il mondo della pesca. Andiamo a Pescara. Abruzzo, dalla terra al mare, e siamo su una bongolara con Claudio Lattanzio, bongolaro da sempre, ma anche presidente del FLAG Costa di Pescara. Parliamo appunto di cosa fa il FLAG per il mondo della pesca, ma anche di innovazione, di formazione. Il FLAG è un consorzio che nasce per gestire fondi pubblici destinati al mondo della pesca a 360 gradi, quindi mette in pratica tutta una serie di politiche che servono per valorizzare al massimo il settore della pesca e consentire al pescatore di avere il massimo ritorno economico, se possibile con il minimo sforzo. Parlando di innovazione nel mondo della pesca, non nuovi modi di fare, di pescare, ma anche di innovarsi nel pescare. Questo è importante. Il FLAG ha messo in piedi corsi di formazione per insegnare al pescatore a migliorare quanto più possibile anche l'uso delle proprie attrezzature, per far sì che meno tempo sta in mare, riduce i costi, e questo significa, si traduce in un aumento del reddito, che poi è l'obiettivo finale di tutti noi. Il rispetto del mare. Il rispetto del mare è fondamentale. Chi più del pescatore tiene al rispetto del mare, perché è ciò che gli dà poi da vivere. Il rispetto del mare significa non aggredirlo, il rispetto del mare significa anche evitare di buttare la cicca della sigaretta in acqua. Il rispetto del mare, che però è un qualcosa che va fatto da parte di tutti, dato che l'inquinamento non ha confini, significa che una qualsiasi busta di plastica buttata in montagna, questa va nel rivolo d'acqua e necessariamente finisce in mare, quindi significa imparare anche la civiltà. Tra le tante storie che lei ha nel suo bagaglio, diciamo, ce n'è una che vuole raccontare, storie di mare? Le storie di mare spaziano da momenti, se vogliamo, anche poco felici, tra l'altro del quale io purtroppo ne sono stato attore, avendo subito un naufragio, e qualcuno successivamente mi ha chiesto come sei potuto tornare in mare. In mare ce lo hai dentro, lo ami, e soprattutto ciò che è accaduto nel mio caso non dipendeva dal mare ma è dipeso dall'uomo. Storie belle e felici. Apprezzare il dono della natura, del sole che sorge tutti i giorni, dei delfini che incontri in mare, insomma, di storie ce ne sarebbero a iosa da poter raccontare, che starebbe bene giornate. Quante storie ci racconta il mare? Quante storie potrebbe raccontarci? Il mare ci parla con questo rumore che abbiamo in sottofondo, con queste onde che si susseguono. Noi però ci spostiamo nel cuore dell'Abruzzo, sul Gran Sasso, per un progetto e-bike tra i borghi del Gran Sasso. Filomena Spagnoli, della cooperativa Il Bosso, ci parli di questo progetto in bici nel cuore d'Abruzzo.
Sì, In Bici nel Cuore d'Abruzzo è un progetto che nasce con un finanziamento del GAL, Gran Sasso Velino, e prevede ha previsto la realizzazione di un eco itinerario che parte da Capestrano, tocca i borghi di Castel del Monte, Santo Stefano, Fagnano, Navelli e torna poi a Capestrano, quindi diciamo che è un anello. La particolarità di questo percorso è che in ciascuno di questi paesi che abbiamo nominato abbiamo posizionato una centralina per la ricarica di bike alimentata da energia alternativa, quindi da pannelli fotovoltaici. È un percorso che permette quindi di noleggiare anche delle bike per chi vuole oppure di utilizzare le proprie. È una scoperta dell'Abruzzo sotto un'altra veste, quindi in maniera sostenibile, in maniera rispettosa dell'ambiente, e che può essere fatto anche in più giorni, quindi magari spostandosi un giorno da Capestrano a Castel del Monte, pernottando, visitando le zone e poi spostandosi per un'altra tappa. L'idea è questa: abbiamo realizzato dei prodotti che poi comunque lanceremo anche sulle nostre pagine web e sul nostro sito. Martedì scorso, 30 novembre, abbiamo fatto la presentazione di questo progetto su piattaforma Zoom, dove abbiamo appunto raccontato di tutte gli step e di tutti i punti che hanno caratterizzato il programma. Abbiamo avuto tanti ospiti illustri che ci hanno raccontato anche di esperienze già passate nell'ambito dell'energia sostenibile e della mobilità sostenibile, e adesso aspettiamo l'estate e la bella stagione per cominciare a lavorare fattivamente con turisti e locali che vogliono provare questo nuovo eco itinerario. Abruzzo, dalla terra al mare, dalla terra a questo mare. Parliamo ora di sostenibilità in agricoltura, se ne parla sempre di più. Abbiamo realizzato un servizio in un convegno che è stato organizzato in Val di Sangro da Rati e Valagro. Oggi, come preside della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali, sono lieto di aver partecipato a questa giornata dove in ricordo di Michele Stanca e Natalino Di Fonzo, due genetisti agrari che hanno fatto la differenza nel mondo agroalimentare abruzzese, abbiamo ricordato parole chiave importanti per la nostra facoltà. La nostra facoltà ha partecipato in modo proattivo al Food System 2021, in quanto come componente del tavolo filiere agroalimentari del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale abbiamo organizzato un independent dialogue proprio presentando un documento programmatico delle azioni di impegno. Ecco che è importante sottolineare la parola chiave che abbiamo sottolineato anche oggi in questo convegno: i rapporti con le imprese, una visione di impegno che porti a soluzioni che siano attuabili per gli operatori locali. Ecco, le parole chiave riguardano ovviamente lo sviluppo di un'agricoltura che prevenga gli sprechi, un'agricoltura ovviamente sostenibile che è anche un modello alimentare che prevenga gli sprechi, per cui una difesa della dieta mediterranea. Ecco, in questo contesto devo dire il Food System 2021 e il Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale ha difeso estremamente il modello alimentare della dieta mediterranea proprio come modello sostenibile da applicare anche nei paesi terzi. La cosa importante è valorizzare quindi le produzioni locali. Una parola chiave fondamentale è legare questo al turismo. Valorizzare la produzione autoctona significa conoscere la storia del territorio, ma telling stories non è sufficiente, perché noi nella grande distribuzione, voi sapete, esiste già una, diciamo, una falsa telling stories, nel senso che non sempre i prodotti con un nome roboante che sembra legato col territorio hanno una valenza in realtà importante con la storia del territorio. Ecco che il recupero delle specie vegetali e animali del territorio, supportato da solide basi scientifiche, che di fatto significa avere dei marchi di qualità basati su marker biologici e biotecnologici importanti, quindi biomarker di qualità, questo significa legare alla storia del territorio, quindi alla conoscenza e al turismo, un turismo esperienziale, una valenza scientifica e una conoscenza scientifica importante.
La conoscenza scientifica è fondamentale nel settore della produzione primaria e quindi anche della trasformazione degli alimenti, ma deve coinvolgere anche ovviamente il turismo, quindi un turismo sempre più consapevole dei prodotti locali che consuma e che devono essere legati agli effetti salutistici ovviamente per il benessere ovviamente dei cittadini, della pianeta e del territorio, quindi un collegamento del territorio all'area di tipo internazionale. In questo ambito la Facoltà di Bioscienze ha molte progettualità attive e soprattutto con città metropolitane in cui la conoscenza, per esempio nella città metropolitana di Murcia abbiamo dei progetti europei attivi, la conoscenza dei prodotti locali italiani anche in questi ambiti, Murcia sarà la vitella europea del vino, darà possibilità ovviamente di fare una, quell'agricoltura urbana, anche quegli orti urbani che vengono spesso valorizzati e soprattutto di fare un marketing, dare un valore aggiunto alle produzioni locali di tipo sostenibile e insieme fare anche un'agricoltura intensiva, sostenibile, che dia una possibilità di distribuzione del cibo anche alle fasce più povere della popolazione. Ed ora parliamo però di orti del Tirino. Gli Orti del Tirino, un bellissimo progetto sul quale sta lavorando da tempo Cristian Moscone, lei è biologo. Sì, più che io da solo stiamo lavorando con un gruppo di persone, tra cui c'è anche la CIA, cioè la Legacoop, insomma ci sono diverse sigle che stanno lavorando su questo progetto che ha come... l'intenzione è quella proprio di riprendere queste forme di agricoltura abbandonate ormai da diverso tempo. Ci sono diversi terreni lungo il fiume, soprattutto lungo il fiume Tirino, che stiamo cercando di capire come riprenderli per rimetterli a dimora e soprattutto dare un'opportunità di sviluppo soprattutto sostenibile per quelli che possono essere i giovani che lavorano che risiedono nei nostri territori. C'è un ritorno dei giovani all'agricoltura? Sicuramente sì, noi ce lo auguriamo e ci sono all'interno del progetto ci sono anche dei giovani agricoltori che già stanno portando avanti questi progetti già da un po' di tempo. C'è una ragazza che ha ripreso questa attività partendo da un progetto del Parco del Gran Sasso che era gli agricoltori custodi. Abbiamo ripreso questo progetto dopo, il progetto veramente era partito nel 2019, fino al 2019. È stato interrotto purtroppo con questa pandemia che è ancora in corso, ma proprio nelle ultime settimane abbiamo ripreso i lavori e ripartiremo sicuramente con un'animazione territoriale, soprattutto nei comuni di Bussi sul Tirino, Capestrano e Dofena, dove all'interno del progetto sono state coinvolte anche le amministrazioni comunali. Abruzzo dalla terra al mare, una trasmissione in cui si parla di tante cose, un contenitore di emozioni, informazione. Parliamo dell'agricoltura, di ciò che ci offre questo territorio, di prodotti tipici, di ricerca, ma parliamo anche delle problematiche legate al mondo agricolo. Vediamo questa intervista.
Nicola Sicchetti, uno dei problemi che sembrano non risolversi mai, il rapporto tra il costo del prodotto all'origine e il costo con il quale poi va ai consumatori. Sì, questo è un argomento che ci impegna da sempre come Confederazione, perché purtroppo il prodotto finito, quindi il consumatore, quando va al supermercato e spende 100 euro, deve sapere che all'origine, per i prodotti freschi, diciamo all'azienda agricola che produce, ne arrivano circa 8 euro, e invece per i prodotti trasformati, tipo pomodoro da industria o tutto quello che viene diciamo, lavorato in scatola, addirittura dei 100 euro spesi dal consumatore ne arrivano soltanto 2. Quindi una differenza abissale che crea, da un lato, l'impossibilità in certi casi di coprire i costi di produzione, dall'altro l'impossibilità in certi casi di acquistare, perché il prodotto costa tanto e quindi è poco accessibile a tante fasce di consumatori. Che cosa state facendo? Insomma, a che punto siamo? C'è una legge? Sì, noi come CI Agricoltori Italiani abbiamo lavorato prima a livello europeo, avendo dei contatti diretti proprio con l'onorevole De Castro, con cui collaboriamo in modo diretto, riguardo alla definizione delle pratiche sleali, cioè far sì che l'Europa si dotasse di una legge che regola i rapporti all'interno delle filiere produttive. Da lì la legge è stata definita ad aprile, adesso poi abbiamo avuto incontri con il ministro Patuanelli proprio per accelerare il recepimento a livello nazionale, quindi italiano, di questa legge, e l'iter lo ha finito proprio inizio settimana, quindi ai primi di novembre, e quindi adesso abbiamo un punto di riferimento per cercare di equilibrare sia gli utili e sia i costi all'interno delle filiere agroalimentari. Una bella passeggiata, ma che dire, fra le onde, possiamo proprio definirla così questa passeggiata. Parliamo ora di cipolle e limone, ma sapete che esistono le cipolle e limone, che non sono delle cipolle che stanno di limone, ma a forma di limone, e venivano prodotte particolarmente nella zona del Sangro. Questa è la cipolla limone. La cipolla limone veniva coltivata negli anni 20 ad Altino. Ha delle grandissime proprietà. Prima di tutto è altamente aromatica. È 26 volte di più aromatica di un'altra cipolla. L'abbiamo fatto analizzare. Non è pungente, è dolcissima. E poi c'è un'altra caratteristica, che cuoce subito. E quindi si disfa facilmente quando noi la cuciniamo, ed è poco ricca di acqua, ecco perché è altamente aromatica. Veniva coltivata prima, poi è stata soppiantata perché germoglia, a dicembre già germoglia, non è più commerciabile, e allora i contadini l'hanno sostituita con la cipolla di Parma, che è più dura, è più forte e non ha le stesse caratteristiche. Questa cipolla ha una vita breve, come una farfalla, e c'è un progetto perché con l'associazione Peperone Dolce, tramite il nostro presidente, abbiamo fatto un accordo con il Parco della Maiella, una convenzione per tutelare la nostra biodiversità, tra cui anche, oltre il peperone, anche la cipolla limone. C'è un progetto, verremo seguiti dal direttore, dai tecnici del Parco della Maiella, che prevede non soltanto la cipolla limone, ma anche altre nostre biodiversità che stiamo recuperando insieme all'Associazione del Peperone e tanti altri ortolani, appassionati. Abru-
spruzzo dalla terra al mare, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Qualche spruzzo l'abbiamo beccato, ma va bene così. Questa trasmissione va in onda il venerdì sera alle 20.30 su Rete 8. Grazie a tutti, ci seguite in tanti. Grazie ad Alessandro che dietro la telecamera cura tutta la parte tecnica. Alla prossima puntata con Abruzzo dalla terra al mare.